Quest'anno ricorre il 20° anniversario della scomparsa di Carmelo Bene. Tra queste mura è ospitata l'eredità immateriale di Carmelo. Questo naturalmente direi che è l'unico archivio dedicato a Carmelo Bene. Ci rendiamo conto che abbiamo veramente a che fare con un materiale enorme, vivo. La Regione Puglia ha fatto uno sforzo importante d'intesa con gli eredi per riuscire a raccogliere qui la gran parte delle testimonianze di questo grande artista. L'obiettivo è quello di riunire appunto in questo spazio tutto il patrimonio che riguarda Carmelo Bene. Intanto perché ce lo chiede, diciamo, un'esigenza fondamentale di conservazione di questo patrimonio, che ha corso anche il rischio di essere disperso, e da questo punto di vista importantissimo è stato il ruolo appunto delle eredi, sia di Raffaella Baracchi che di Salome Bene. Ma poi c'è un altro obiettivo, forse più importante ancora, che è quello di consentire agli studiosi di avere sotto mano tutto quello che serve per approfondire, per studiare, per sviluppare gli studi intorno alla straordinaria vicenda artistica, culturale e umana di questo gigante della storia culturale e teatrale del Novecento. L'archivio è estremamente complesso e stratificato, ci racconta una personalità fondamentale per la nostra cultura, perché ha rivoluzionato il linguaggio non solo dal punto di vista del teatro, ma anche della letteratura, della poesia e soprattutto del pensiero. È composto da un fondo bibliotecario che raccoglie circa 7.000 volumi provenienti dalla biblioteca personale di Carmelo Bene e che costituisce la mappa del sistema mentale e intellettuale della sua ricerca, una sorta di continua rilettura dei grandi classici e dei grandi letterati e scrittori, filosofi che appartenevano alla sua dimensione. Un'altra parte del fondo è costituito dai costumi di scena e alcuni elementi di scena e arredi che provengono dalla sua abitazione di Otranto e di Roma. I costumi di scena vanno più o meno dai primi anni 70 alla fine degli anni 90 e quindi nell'arco centrale, se vogliamo, della sua attività teatrale. L'altro elemento è il suo vero e proprio archivio documentale, che è di primaria importanza e che in questo momento stiamo ancora digitalizzando, studiando e riversando. È un materiale veramente vastissimo, oltre 700 bobine tra nastri Ampex, Betacam, pellicole, ma anche dattiloscritti, manoscritti, fogli di scena, 50 agende, con testi anche originali, e poi 2000 fotografie, oltre 2000 fotografie di scena, più diapositive, abbiamo anche fotografie inedite. In occasione del ventennale, che ricade appunto nel 2022, l'archivio ha previsto una serie di iniziative che in qualche modo iniziano da Lecce, ma che riguarderanno, toccheranno anche i due luoghi simbolo, diciamo, della vita di Carmelo Bene, che sono Campi Salentina, che gli diede i natali, e Otranto, che lui aveva eletto al luogo dello spirito. Noi stiamo cercando di avere un doppio sguardo, uno sguardo chiaramente legato alla catalogazione di questo immenso patrimonio e un altro sguardo poetico, artistico.